Ed eccoci qua con una puntata nuova, giovedì, ma che succede? Perché una puntata giovedì? Perché è una puntata dedicata, quindi una cosa speciale, dedicata a un nostro Code Brother, ok? Cosa aveva bisogno questo Code Brother, ok? Aveva commentato questa mattina, purtroppo il commento è sparito, e io avevo tipo scritto 30 righe di testo spiegandogli eccetera eccetera, facendo anche questo esercizio, infatti stavo spiegando nel commento che stavo per fargli l'esercizio così magari potevo risolvergli qualche dubbio, però c'era qualcosa di più. Dato che il commento è sparito, terrò l'anonimato, però intanto ci tengo a spiegare perché questa cosa può tornare utile anche a te che mi stai guardando, che magari sei in una situazione simile. In particolare, quale situazione? Aveva delle difficoltà a studiare Java perché è un mare di concetti, lo stava studiando da un libro, il nuovo Java, ok, di cui mi hanno parlato anche tanti altri sul canale, e c'erano delle difficoltà a capire degli esercizi che quindi ho voluto risolvere. Quindi ti voglio leggere il commento che avevo preparato per lui. Se mi stai guardando, sentiti libero di commentare, esci pure, nessuno ti morde. Ovvero, questo era quello che avevo scritto. Leggo di qua perché ho l'altro schermo di qua. E volevo dire, le difficoltà intanto sono necessarie. Significa che stai imparando e stai facendo il salto di qualità. Ci sono difficoltà ovviamente utili e inutili. Non è che uno deve sempre fare qualcosa lì e ripeterlo inutilmente. Quello là non è che ti giova. Però sappi che quello che stai facendo è un investimento e ne vale la pena, quindi su questo tranquillo se stai affrontando delle difficoltà, no? Anche noi abbiamo pianto sui libri, come ho detto è necessario per coglierne i frutti, le difficoltà sono necessarie. Datti degli obiettivi raggiungibili ogni giorno in base alle tue esigenze, abilità, ma anche competenze e necessità. Ok? Bisogna ovviamente darsi degli obiettivi in Java che tu sai che puoi raggiungere a fine giornata. Così sei anche felice, insomma, di aver raggiunto quello che ti eri prefissato e stai anche imparando qualcosa di nuovo. Ogni giorno qualcosa di nuovo, come avevo detto nel video dei 1000 iscritti. Poi, non buttiamoci a pesce su nuovi argomenti prima di non aver capito almeno il 90% dell'argomento prima che era anche propedeutico, altrimenti come facciamo ad andare avanti se studiamo sempre qualcosa di nuovo senza aver capito la parte prima? Diventa un cumulo insormontabile, no? Una montagna che cresce sempre di più, impossibile. Ad esempio i getters e i setters li snobbano tutti, probabilmente neanche tu hai guardato tutti e quattro i miei video sui getters e i setters, e intanto l'80% degli sviluppatori rompe l'incapsulamento perché ogni volta nei getters si torna il nostro instance field, ok? Cosa che infatti in questo esercizio non ho fatto. E quindi tanto banali non sono. Poi spiegavo come è importante mettere sotto critica tutto, ok? Come ho detto anche nel video dei miei descritti, metti sempre sotto critica ciò che leggi, le fonti che leggi, anche il canale stesso, anche noi stessi siamo pur sempre umani. Magari commentiamo un'inesattezza, magari ci siamo confusi quel giorno che abbiamo detto quella cosa là. Mettere sempre tutto sotto critica. In questo modo imparerai a non il doppio ma il triplo delle cose. Provare sul lead anche ciò che leggi poi, va bene? Non limitiamoci, sperimentiamo. Anche se nessuno ha scritto quella cosa, tu sperimenta. Mettici un protected dopo il return. Fai una cosa di questo genere. Non si può. Va bene, abbiamo scoperto che non si può, era ovvio, ma facciamolo, sperimentiamo, proviamo a scrivere qualcosa, magari impariamo anche dei concetti nuovi, no? Sperimentando e provando. O magari vediamo dov'è che si spacca. Provare sul lead, insomma, ciò che leggi, senza limitarci, e infine, non demordere mai. Anche se ti sembra di sprofondare, poi tutto ad un tratto ogni cosa si farà chiara, ok? Tutti i concetti verranno fuori a galla e li saprai e ti spiegherai ogni cosa, come mi diceva sempre il mio professore di economia aziendale. Non demordere mai. Serve costanza, costanza e ancora costanza. Seguire i nostri video ogni settimana può aiutarti ad averla, ma non è abbastanza. Il massimo sarebbe riuscire a trovare qualcosa ogni giorno da fare. Insomma, la tecnica dell'1%, no? Riuscire a fare quell'1% minimo ogni giorno a cui proprio non puoi dire di no, che però ti fa avere una certa costanza. E poi quell'uno diventerà un 2, un 3, un 4. Insomma, spero che questi piccoli hints ti siano tornati utili. E adesso passiamo a noi. Vediamo come risolvere questo esercizio. Il nostro Code Brother ci aveva passato questo, ok? Bam! Un link dove nel nuovo Java c'era questo esercizio di una moneta. E c'erano tutti questi nomi strani. Astrarre il concetto di moneta.
astrarre il concetto di moneta, completa di commenti, tutte queste cose qua, grazie, conviene stampare una frase in ogni metodo, ma certo, i system out sono la cosa più bella del mondo nei metodi, nel codice. E insomma, mi aveva chiesto di fare, cioè mi aveva dato come spunto per approfondimenti l'esercizio dal 5E al 5N, eccolo qua. E io quindi avevo deciso di farlo mentre gli stavo commentando, sperando gli potesse tornare utile o ti potesse tornare utile se mi stai guardando. Quindi cosa chiedeva di fare questo esercizio? Astrarre il concetto di moneta, che tradotto creami una moneta con sti field. Poi è corretto creare la variabile valore incapsulata, ovvero ci puoi fare i getters e i setters? Funzionano bene? Ci di vuoi cambiare? Creami la classe test monete, mettici un main, creami delle monete, c'è qualcosa che non va? Boh, controllalo. Nella classe test monete istanziare monete da un euro, controlla che le crei con i nomi giusti, quando una moneta è singolare mettici il print che è singolare e tutte queste cose qua. E infine, creami una classe, sempre completa di commenti, porta monete, che astrae il concetto di porta monete. Questo deve poter contenere al massimo 10 monete. Insomma, creati il tuo taccuino, ci metti le monete dentro, provi a metterne 8 e anche 11, vedi che succede, vedi se si spacca, aggiorna la classe se si spacca, crea un metodo aggiungi, crea un metodo stato, crea un metodo preleva, crea la classe test monete in modo tale da testare nella maniera più completa le classi create. E qua c'erano anche le soluzioni, ma io non l'ho voluto fare in questo modo, mi sembrava... cioè, madonna mia, quanta roba che ti stampa. Questo era l'esercizio, quindi andiamo a vedere come l'ho voluto fare. Abbiamo intanto bisogno della nostra classe moneta. Come è fatta la classe moneta? Eccola qua. Private, valuta o valuta che si voglia, e poi valore, ok? Allora, intanto, valuta e valore li ho fatti come enumeratori. Perché come enumeratori? Perché dico, quante valute esistono che devi usare? Sono limitate. Enumeratore. E poi, valore. Enumeratore. Quanti cavolo di monete esistono? Scusa, sono sempre quelle. Quindi, sempre enumeratore. Ecco qua che quindi come valore abbiamo 1, che ho messo 1C, così lo distinguiamo da 1 e basta. Ok? Quindi un centesimo, due centesimi, 5, 10, 20, 50, 1, 2. Ok? E dentro hanno un field. Questi valori hanno loro il compito di dire quanti centesimi valgono. Io non voglio dare la responsabilità a qualcun altro di dire quanti centesimi hanno dentro questi valori, ok? Voglio che sia compito del valore avere al suo interno la logica e quindi anche lo stato che ti dica a quanti centesimi corrisponde quel valore, ok? Responsabilità. Dividiamo le responsabilità. Dunque, la nostra moneta ha questi due fields, va bene? Valuta e valore. Instance fields. Questo è final, il valore mica può cambiare, no? Cioè, se io ti do una moneta e tu ce la metti in tasca, dici, cacchio, ho preso 2 euro, figata, la ritiri fuori ed è un centesimo. Non vorresti mai capitasse questo, giusto? Ecco, final. Non vogliamo che quel valore cambi. Ecco che quindi creiamo la nostra moneta, questo è il nostro costruttore. Ciao, sono un system out inutile per dirti che ho creato una moneta da ta ta ta. E quindi utilizziamo un print format e quindi valore.getcentesimi è valuta. Li mettiamo dentro %S. Mi è arrivata anche un altro commento molto utile chiedendomi perché ho %S, a volte N. Questi sono degli specifiers, ok? Quindi noi possiamo specificare cosa vogliamo che facciano. Ce ne sono tanti, va bene? Ce ne sono tipo 15. %S è quello più versatile, quindi lo utilizziamo. Ma se avessimo delle digits, ci metteremmo per esempio D, dei characters per i nostri char, ok? Insomma, dipende. N è per andare a capo. Lo assegniamo e quindi ogni volta che stampiamo una moneta, cioè creiamo una moneta, andremo a stampare questa bellissima cosa. Get valuta, set valuta, get valore e poi it to string. Vedi che non abbiamo il setter del valore? Perché è final. Quindi andiamo a vedere poi cos'è altro... ci chiedeva questo esercizio, ovvero ritorniamo qua,
Ok, considerando una moneta in esercizio precedente, valore incapsulata, l'abbiamo fatto, abbiamo fatto i getters e i setters, creiamo questo test monete con il nostro main e poi andiamo a vedere se possiamo utilizzare tutti i metodi correttamente, giusto? Quindi andiamo nel nostro test monete. Eccolo qua. Nel test monete vediamo subito che abbiamo una cosa nuova, un portamonete. Come è fatto un portamonete? Beh, c'ha solo un instance feed che è una lista, contiene le nostre monete. Abbiamo due costruttori, boh, questo non lo usiamo, quindi se vogliamo possiamo anche toglierlo, insomma possiamo anche lasciarlo, tanto ci può tornare utile. E poi, guarda qua, dato che ci aveva detto, tu non puoi aggiungere più di 10 monete in questo portamonete, quindi fai una logica in modo tale che tu non possa aggiungerne più di 10. Bene, quando voglio aggiungere una moneta nel mio portamonete, se la size è minore di 10, l'aggiungo, altrimenti non posso farlo. Va bene? Fine. Così ho fatto un controllo. Poi mi chiedeva di implementare anche gli altri metodi. Remove moneta. Quindi, se io ti passo una moneta, tu devi dirmi se la posso togliere o non togliere. E io quindi ci dico, beh, se la puoi togliere bene, se non la puoi togliere, allora can't remove it, coin not present. Va bene? Quindi ci tira un'eccezione. Questo cosa vuol dire? Perché monete.remove moneta? Perché remove, guarda qua, returns true. Ci torna un boolean. Returns true. If this list contain the specified element, ok? Quindi, cosa succede qua? Io gli passo la moneta, gli faccio remove moneta, lui me la toglie e allora mi dice true, perché if this list contained the specified element, va bene? Me la toglie, però il mio true diventa false ed ecco che non entro. Però, in verità, questo metodo è stato già chiamato ed evalutato, giusto? Sì. Se invece la moneta non la posso togliere e questo mi torna false, con il punto esclamativo, la negazione, l'operatore di negazione diventa true e quindi entro e trovo, true trovo, ok? Via, eccezione. Get state, così mi dice lo stato del mio portamonete. E gli dico, guarda, nel portamonete troviamo tot unità, vai a capo e poi mi dice, guarda, per ogni moneta, allora tu stampami cos'è quella moneta? Una moneta ta ta ta. Cos'è questo percentuale S? Come fa a stamparlo? Perché ho implementato il toString. Dentro moneta io ho il toString, moneta da centesimi e valuta. Ok? Quindi già lui mi stamperà come è fatta quella moneta con il toString. E infine get monete. Vediamo che questo getter non è il getter del cavolo che mi fa lide. Guarda. Getter, to, questa cosa non si fa. Ovvio che la facciamo tutti un po' magari per velocità, eccetera, eccetera, ma in verità tu non puoi spaccare l'incapsulamento, va bene? Quindi non è che puoi ritornare lo stato interno dell'oggetto, no, tu devi ritornare un nuovo ArrayList, ok? In modo tale che lo stato dell'oggetto non cambi. Tra poco andiamo a vedere magari anche perché. Però l'ho già spiegato, insomma, ho fatto quattro puntate sui getters e i setters, quindi. Ed eccoci qua finalmente nella nostra classe test monete, dove quindi andiamo a testare tutte le cose che ci aveva chiesto il libro nei vari punti dell'esercizio. Creo le mie monete, uno dei punti che mi chiedeva. Eccole qua, una moneta da 20 cent e una da un centesimo. Gli passo i miei numeratori e quindi mi evito di hardcodare cose, usare stringhe, utilizzare cose che potrebbero spaccarsi in futuro, eccetera. Gli numeratori sono quelli, non posso cambiarli, non posso farci altro, quindi gli passo i miei numeratori e le monete sono felici, guarda come si creano e sono tutte sorridenti. Si diventa matti dopo un po' che si fa già. Ok, creo le mie monete e creo anche il mio portamonete, l'altra cosa che mi chiedeva l'esercizio. Quindi creo il mio portamonete, lo chiamo first portamonete, creo un altro secondo portamonete, lo chiamo second portamonete. E poi lui mi chiedeva, oh, ma ci puoi aggiungere dentro in uno 8 monete, nell'altro 11? Ovviamente questo era fatto così che. Tu potessi vedere se effettivamente avevi implementato in modo corretto la logica per evitare che si potessero aggiungere più di 10 monete. Quindi, se noi adesso andiamo a far partire, ma magari lo faccio partire alla fine così vediamo tutto assieme, noteremo che qua ce ne stanno 8 e qua ce ne stanno sempre 10. Ma sì, dai, facciamolo partire subito e via. Questo lo commento così non ci fa casino e vediamo un pezzo alla volta. Vediamo, vediamo.
Ta-dan! Ciao, sono un sistema molto inutile per dirti che ho creato una moneta da 20 cent e una da 1 euro. Ovviamente qua non possiamo ancora vedere cos'è che ci ha creato perché giustamente ho commentato anche le cose che ci stampavano. Però intanto abbiamo visto che ci crea correttamente le monete e adesso vediamo anche cosa c'è dentro. Perfetto! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! E qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ho letto bene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avevo letto male. Non poteva essere 11 perché abbiamo messo la logica add moneta. If monete.size minore di 10, allora me l'aggiungi, altrimenti non puoi farlo. Mi sarei molto stupito se fossero state 11, sarò sincero. Ora, altra cosa che ci aveva chiesto l'esercizio. Noi vogliamo anche rimuovere, va bene, da questo portamonete qualcosa. E devo poter controllare che effettivamente si possa rimuovere. E inoltre voglio anche lo stato di questo portamonete interno. Come posso fare? Eccolo qua. Allora, testo che funzioni remove. Second portamonete, add moneta 1 cent. Quindi come lo testiamo? Allora, qui intanto ne aggiungo 9. Ok, ci rimane ancora uno spazio. Quindi cosa ci aspettiamo qui? Solo monete 20, 20, 20, 20, 20, 20 e alla fine 1. Perché abbiamo aggiunto un centesimo alla fine. Raga, siamo quasi ricchi. Dopo che ho aggiunto un centesimo, io ti stampo di nuovo cos'è che ho dentro. Così vedi che effettivamente l'ho aggiunto. Dopo che l'ho aggiunto, faccio remove moneta. Cosa fa remove moneta? Quello che ti ho fatto vedere prima. Se posso rimuoverla, lo faccio. Se non posso, tiro l'eccezione, se non è presente. E quindi, dopo che l'ho rimossa, ti faccio vedere che effettivamente non c'è più nella lista di prima. Poi, testo che funzioni il getState e secondportamonete.getState. E infine, un'ultima cosa voglio farti vedere, anche il throw. Se io provo a rimuovere di nuovo questa moneta da un centesimo, cosa ci aspettiamo? Che alla fine di tutto il programma, ok, lui ci throw dopo aver stampato il nostro stato. Quindi adesso andiamo a far partire e vediamo se tutto va come ci aspettiamo. Bam! Eccezione finale. Già qua ci siamo. Poi, testo che funzioni remove. 20, 20, 20, 20. 1. Ci è aggiunto l'1 finale. Lo rimuoviamo. Ta-dam! Non c'è più il 1 finale. Testo che funzioni il getState. Nel portamonete troviamo 9 unità. Ecco tutte le unità. Ce l'ha stampato. Una moneta da 20 centesimi euro. E infine, esploso. Can't remove it. Coin not present. Insomma, questo è l'esercizio che chiedeva il libro. Io spero, se mi stai guardando, di aver risolto magari il tuo dubbio e di essere riuscito a chiarirti le parti che magari non ti erano chiare. Lascia stare che ho utilizzato sti range closed e qualcos'altro, ma sono tutti concetti molto semplici. Insomma, ti ho già detto che corrisponde esattamente a un ciclo for. Niente di più. Come ho detto prima, quando ci si approccia a Java, questo linguaggio così, insomma, complicato, tipizzato, con tante regole, no? A differenza magari di altri come Python, JavaScript, che scrivi cose e tutto va senza che neanche ti spieghi come sia possibile, bisogna secondo me darsi, insomma, certe regolette, quelle che ho detto all'inizio. Poi, per qualunque cosa, ci siamo qua noi del canale, cerchiamo insomma di fare il nostro meglio, di poter rispondere quando possiamo e di venire incontro il più possibile, come vedi anche con questo video dedicato. E basta, insomma, cerchiamo di lavorare tutti assieme e tra poco anche vediamo come riuscire a creare, dato che finalmente abbiamo raggiunto i 1000 iscritti, questa piccola community di cui stiamo parlando da un pezzo. Vediamo anche qual è la piattaforma più indicata. Stiamo pensando a Discord oppure Telegram per creare il nostro gruppetto e magari ci sentiamo tutti assieme. Insomma, che dire, fammi sapere cosa ne pensi, se ti ho risolto i dubbi che avevi o il dubbio che avevi, e noi ci vediamo sempre il prossimo lunedì. Come sempre ti auguro il meglio nella vita e anche nel codice. Ciao.